Cari amici, un cordiale saluto da Goldpapier. La penna protagonista dell'episodio al quale state assistendo è una Winsong 233. Si tratta di una penna cinese vintage la cui produzione risale al 1996. Possiamo certamente affermare che questa Winsong è una vera autentica penna Winsong, in quanto è stata prodotta in un momento in cui la Winsong era ancora un produttore indipendente con le sue relativamente autonome politiche commerciali e industriali. A questo punto si rende necessario fornire qualche nota, magari succinta, sulla storia di Winsong. Forse non molti sanno che Winsong un tempo rivaleggiava con Hero per la posizione di preminenza nel settore della produzione di penne in Cina. Infatti, nei primi anni 90 verrà quotata alla borsa di Shanghai proprio insieme ad Hero. Ma in Cina in quegli anni sta per scoppiare una dura crisi dovuta principalmente alla contrazione della domanda di penne stilografiche in Cina. Tanto che Winsong chiude la sua attività nel 1999, circa 3 anni dopo la produzione di questa penna. Ed è proprio Hero a rilevare la Winsong, a comprarla, compreso il marchio Winsong, che tradotto dal cinese, significa vivere per sempre. Tuttavia Hero, che possedeva tutta una sfilza di marchi cinesi, si astenne dall'utilizzare per lunghissimi anni il marchio Winsong. Ed è incredibile a dirsi, questo fatto diede la possibilità a diversi costruttori di produrre per anni e anni orribili penne Winsong totalmente finte. Scusate, purtroppo il nostro studio non è ancora insonorizzato. Era il postino che ha portato qualche... Potremmo fare un unboxing in diretta, ma penso che non sia il caso. Vi terrò comunque al corrente. Dicevamo che praticamente per anni nelle campagne cinesi sono state prodotte una marea di Winsong totalmente finte e false. Questo ci fa capire come possa essere complesso, caotico e imprevedibile il mondo della produzione stilografica in Cina. Nel 2012 una profonda crisi economica colpisce anche Hero, che ricordiamo è un'azienda di proprietà dello Stato cinese. Hero nel 2013 decide quindi di cedere l'utilizzo, badate bene, l'utilizzo del marchio Winsong a diverse società nel settore privato. Questo cosa significa? Significa che le Winsong che vediamo sul mercato possono essere prodotte da aziende diverse ed avere in comune solo il marchio. L'assurdità di questa situazione è evidente ed infatti il marchio Winsong è oggi totalmente o quasi privo di qualunque credibilità, soprattutto dal punto di vista della originalità delle sue realizzazioni. In genere accoppiamo il marchio Winsong alle repliche di Twisby, Lamy, Pilot. Ecco perché ho osservato che questa Winsong è la 233, è una vera autentica Winsong, essendo infatti stata prodotta prima della chiusura e cessione ad Hero. Questo esemplare è un NOS, che significa New Old Stock, cioè è una penna nuova di un vecchio stock. In parole povere si tratta di un fondo di magazzino. Questa penna rivela un'accuratezza costruttiva veramente notevole. Passiamo ad esaminarla. Il cappuccio è in metallo e si inserisce sul fusto a pressione. Una volta calzato, rimane saldamente in sede. Alla base riporta la scritta Winsong sia in caratteri cinesi che occidentali ed il nome del modello 233. La clip ha un'estetica gradevole, anche se è molto semplice.
ed ha un dispositivo a molla che ne favorisce l'inserimento nella giacca. Il fusto è realizzato in ottima plastica ed è veramente notevole la finestrella per controllare la carica di inchiostro posta tra il fusto e la sezione. Ritengo sia proprio questa finestrella a conferire a questa penna un aspetto incredibilmente vintage. Il pennino è in acciaio dorato e, come avrete certamente notato, si tratta di un pennino di tipo conico, detto anche di tipo Triumph, in onore alle Schaeffer Triumph che lo adottavano. Questo pennino, che ha inciso il logo Wing Sung in caratteri cinesi e la scritta Made in China in caratteri occidentali, ha una punta fine, scrive divinamente ed è estremamente rigido, tanto rigido che i cinesi utilizzavano questo tipo di penna per scrivere più copie di un documento utilizzando la carta carbone. Cioè questo pennino riusciva a fare una pressione sulla carta talmente notevole da consentire l'uso della carta carbone come se fosse una penna sfera. La penna viene alimentata da un sistema aerometrico di buona qualità. Sull'armatura che riveste la vescichetta è inciso il logo Wing Sung in caratteri cinesi. La Wing Sung 223, scusate, non la Wing Sung 223, è la Wing Sung 233, si impugna bene. Senza cappuccio e anche col cappuccio, ed è anche ben bilanciata, direi sì. La qualità costruttiva è veramente buona. Questa 233 misura col cappuccio chiuso 14 centimetri, mentre il fusto misura nel suo massimo spessore circa 11 mm e pesa solo 15 grammi. Adesso possiamo eventualmente confrontarla con l'onnipresente Jinhao X750. A questo punto mi chiederete se vale la pena acquistare questa penna vintage. Io direi proprio di sì. Se avete un minimo interesse per la rivoluzione della tecnica delle penne stilografiche in genere e cinesi in particolare, in questo momento di queste penne sono disponibili solo le scorte recuperate, come detto, è un modello del 1996 e quindi non è più in produzione, che quindi potrebbero presto non essere più facilmente disponibili. Scusate un attimo. Era il mio agente che mi comunicava l'acquisto avvenuto di 15.000 penne Wing Sung 233. Ovviamente sto scherzando. Dicevo, questa penna non è più in produzione e potrebbe presto. Questa finestrella di questo colore intonato mi piace moltissimo. Potrebbe essere non più facilmente disponibile. Tenete conto che costa veramente poco. E quel poco che costa li vale veramente tutti. Adesso non mi resta che lasciarvi alla prova su carta che ha rivelato e confermato le interessanti qualità di questa penna. Per la prima volta abbiamo utilizzato per la prova su carta l'inchiostro, un inchiostro di colore verde, il cosiddetto verde armonia di Waterman. E devo dirvi che l'aspetto della scrittura è veramente corposo, veramente bello. In descrizione troverete il link se voleste eventualmente acquistare questa 233. Con l'occasione ringrazio, abbraccio e saluto calorosamente i nuovi iscritti al canale. A presto con un nuovo episodio e se questo episodio vi è piaciuto, mi raccomando, iscrivetevi. Bye bye, a presto.